Caso Scarano, sequestrato l'intero patrimonio. Salerno, risarcimenti dall'ASL. Maltempo, Altavilla chiede risarcimento. Minorenne in fuga, i carabinieri intervengono. Agropoli, sventata una rapina. Centrale del latte, passa indietro della Parmalat. Viabilità, Amalfitana chiusa. La Guardia di Finanza di Salerno sta procedendo al sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca dell'intero patrimonio riconducibile a Nunzio Scarano, composto da beni immobili, mobili, quote societarie e disponibilità liquide rinvenute sui conti correnti. Le risultanze investigative hanno permesso di rilevare un'evidente palese sproporzione tra la formale capacità di reddito e l'effettiva titolarità dei beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, incompatibili certamente con lo status di sacerdote. Comune di Salerno e ASL dovranno risarcire i proprietari del suolo, 8.500 metri quadrati su cui è stato realizzato il poliambulatorio di Pastena. La somma da pagare ammonta a 6 milioni di euro, oltre accessori. Lo ha deciso il Consiglio di Stato. Ora l'ente sanitario di Vianizza ed il Comune di Salerno, ciascuno per le proprie competenze, dovranno aprire i cordoni della borsa al fine di ottemperare alla sentenza inappellabile dei giudici romani di Palazzo Spada ed accreditare le dovute somme di denaro alle famiglie Marino Gallo Musto Fierro. Il comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Antonio Marra, chiede il risarcimento dello stato di calamità naturale a seguito delle abbondanti e persistenti piogge che nelle scorse settimane hanno interessato tutta la provincia salernitana. A causa del forte maltempo, impluvi, collettori, canali e corsi d'acqua naturali ed artificiali si sono riversati nelle aree adiacenti, colpendo fabbricati, terreni e le strutture circostanti, causando anche smottamenti, principi di frana nelle scarpate ed erosione delle sponde dei corsi d'acqua. In crisi anche tutto il sistema fognario. Siamo scappate da casa e non sappiamo dove trascorrere la notte. Per favore, offriteci riparo. Questa è la richiesta che due minorenni hanno fatto ai carabinieri della compagnia di Battipaglia. I militari le hanno accolte nella caserma al riparo da un forte temporale che si stava abbattendo sulla città. Le due amiche volevano scappare da casa, ma le prime difficoltà legate al maltempo ed alla notte che incombeva hanno pensato bene di ritornare sui loro passi e fiduciose si sono avviate verso la caserma dei carabinieri, l'unico posto in cui, anche nel cuore della notte, avrebbero trovato sicuro riparo. I genitori le hanno riabbracciate tra le lacrime. I carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giulio Presutti, hanno tratto in arresto quattro ventenni, tutti di Agropoli, colti in flagranza di reato nel tentativo di mettere a segno un furto. I militari sono intervenuti presso il locale Intralot Barabba Games ad Agropoli, dove era scattato l'antifurto, segnalando la presenza di sconosciuti all'interno. I carabinieri hanno sorpreso e bloccato uno dei malfattori, intento nel tentativo di forzare la porta secondaria dell'esercizio commerciale, mentre gli altri tre venivano intercettati e fermati nelle immediate vicinanze mentre cercavano di darsi alla fuga. Passo indietro nell'acquisto della centrale del latte da parte di Parmalat, Granaloro e Newlat. I grandi gruppi erano in corsa per rilevare le quote. A contendersi la centrale del latte rimangono la società casertana IMA e una cooperativa locale di distributori e produttori, la Latte Sele. Le big non hanno risposto all'avviso del comune per la seconda fase della procedura, propedeutica all'offerta economica finale e alla visione della documentazione contabile della centrale del latte. Amalfitana chiusa da 3 settimane, i sindaci di Positano e Praiano preannunciano nuove clamorose azioni di protesta se la strada non sarà riaperta al traffico entro lunedì prossimo. Stamattina a Salerno il summit voluto dal prefetto Gerarda Pantalone per individuare le strategie necessarie alla riapertura della statale nel più breve tempo possibile. Il nodo resta quello dei lavori di bonifica effettuati già da 15 giorni dai proprietari dell'area franata a Conca dei Marini. Lunedì la verifica tra i tecnici dell'ANAS e quelli delle ditte private che hanno operato lungo il costone. I primi cittadini, Michele De Lucia e Giovanni Di Martino, hanno insistito in prefettura. Entro lunedì va garantita anche la riapertura della strada.